Maestro, benvenuto, venite. Il castellano è ricaduto in un altro di quei suoi malaugurati umori. Buon per voi se riuscirete a trarvelo fuori un'altra volta. Qui! 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 Ah. Qui! 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 Dunque, io non potevo risolvermi a credere che la nostra bella amicizia si fosse così improvvisamente mutata in rancore. Ma io sono certo che noi torneremo a quel bel modo di prima. Qui! 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 Benvenuto. Dimmi sinceramente, hai mai tu avuto fantasia di volare? Oh, Messer Giorgio, voi troppo ben mi conoscete per rivolgermi una siffatta domanda. Ben sapete che tutte le cose più difficili e vietate agli uomini, io ho sempre cercato di fare e ho fatto. E dimmi ancora, benvenuto, da poi che tu mi assicuri che ti basta l'animo di volare, io vorrei sapere che modi tu terresti e quali ingegni useresti per compiere una siffatta impresa. Userei la ragione. Imiterei con l'arte quello che gli uccelli hanno avuto dalla natura. Le ali. Qui, qui, qui. E considerando tutti gli animali che volano, quale tu ti sentiresti più di imitare? Ah, non c'è nessun volatile che si possa imitare meglio che il pipistrello. Sì, 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 è vero, è vero. E gli è Il pipistrello! Qui, 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 qui! E come faresti tu a fabbricare le ali? Le ali? Le ali io le farei con tele di lino incerate. E prenderei quelle tele, le metterei... Guardie! Guardie, correte! Subito! Correte! Correte subito! Prendetela! Qui! Aspetta! Qui! 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 Ma Messer Giorgio, che cosa voi dite? Io non ho nessuna intenzione di fuggire. Io ti conosco. Tu sei un diavolaccio ingegnoso. E certo in animo di fuggirti volando te ne via con le tele di lino. Ma io ti farò rinchiudere con 100 chiavi! E ti terrò a 9 giorni in vista! Guardie! Guardie! No, prendetela! Aspettate! E gli vuol volarsene via! No. Chiudetelo nella cella più alta del mastio, in modo che ad ogni luogo del castello non possiamo sempre vederlo e tenerlo d'occhio! Messer Giorgio! Lasciate che io vi spieghi! Nella cella più alta del mastio!